Questa è la mitica sigla di The Key, la chiave. Io sono Francesco e come potete immaginare, in sottofondo le note di Iron Lion Zion di Bob Marley. Ascoltatevele ancora un po'. Puntata del 25 ottobre, ormai non abbiamo più scuse, l'autunno è arrivato e io che sto guardando fuori dalla finestra in questo momento non posso che dire sì, effettivamente è arrivato, le temperature sono quelle e anche il cielo, il classico grigiore del cielo autunnale, ma questo non ferma Radio Evolution, non ferma il Centro Studio Evolution che proprio attraverso la puntata di oggi vuole un attimo celebrarsi, sì, vuole prendersi un secondo per dire. Così come il titolo di questa puntata, ma quanto bello è stato l'Evolution Training. L'Evolution Training, come voi sapete, se ci seguite da un po', è diciamo l'evento di apertura, la celebrazione inaugurale di un'annata che prelude a tutte le conferenze, tutti i seminari, tutti gli workshop che poi verranno per l'autunno e che nutrono un calendario piuttosto ricco di offerte. Volevo soffermarmi per appunto celebrare questo momento, perché i momenti di incontro come questi sono sempre dei momenti molto fruttuosi, perché le persone che vengono da noi hanno una qualità, diciamo, hanno la qualità di aver capito, aver compreso quanto importante sia dedicare del tempo a sé. Dedicare del tempo a comprendere qualcosa di nuovo, a crescere in qualsiasi maniera una persona voglia farlo, ma c'è solo, in realtà c'è sempre solo un modo per farlo, apprendendo cose nuove. E i processi di apprendimento sono quei processi che noi facciamo quando ci scontriamo, o meglio ci incontriamo, ma alle volte anche ci scontriamo, con qualcosa che non conosciamo, con degli approcci nuovi, con delle modalità nuove per fare. Ciò che facciamo è per pensare ciò che pensiamo. Dal punto di vista musicale, questa settimana The Key propone una piccolissima monografia, 4-5 brani di un artista che mi piace particolarmente, che vi ho già fatto ascoltare su The Key. Lei si chiama Amy Mann e questa è la colonna sonora di Magnolia. Ascoltatevela un po'. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever tell. One is the loneliest number. Questo è un inconveniente che non mi piace per niente. Il primo brano è stato troncato, è stato spezzato a metà, come avete potuto sentire. Questa cosa mi dispiace molto e non ho assolutamente idea del perché sia successo. Speriamo che non accada più. Scusatemi, piccolo inconveniente tecnico. Io mi stavo godendo questo brano che secondo me è meraviglioso, che si intitola One, di questa artista molto molto particolare che si chiama Amy Mann. Se non avete mai visto il film Magnolia, beh, guardatevelo perché è veramente una chicca. Allora, stavamo dicendo, piccolo momento di celebrazione. Come molti di voi, mi auguro molti di voi hanno già letto nella presentazione di questa puntata sul blog del Centro Studi Evolution, io vorrei veramente esprimere la mia gioia nel poter condividere passi del nostro cammino di crescita con delle altre persone che sono lì apposta per potersi godere questi momenti. Infatti, possiamo dire che dobbiamo riconoscere che è importante dedicare del tempo alla nostra crescita, perché la nostra crescita significa la possibilità
possibilità che noi ci diamo di dimostrare o di, come dire, avvalorare noi stessi, di dimostrare il nostro valore, di fare dei passi avanti, di crescere appunto in una maniera tale per cui facilitiamo quella che è la nostra evoluzione interiore, la nostra evoluzione biologica. La lasciamo fare ovviamente alla natura, che ne sa molto di più di noi, ma la nostra evoluzione interiore, quella diciamo psicologica, psichica in senso lato, dipende da noi, e prenderci del tempo per farlo è sempre una buona cosa. L'Evolution Training in questo senso è un'occasione imperdibile, perché in 1-2 giorni vengono presentati diversi modi di affrontare la crescita personale attraverso voci diverse, le quali affrontano con la loro modalità le stesse tematiche, o tematiche che apparentemente sono diverse, ma come mi faceva notare proprio domenica una persona che ha partecipato al mio workshop nell'Evolution Training, mi diceva: sì, si sente che ci sono approcci completamente diversi, però alla fin fine si coglie come se ci fosse un nucleo comune da cui tutti i professionisti del Centro Studi Evolution partono. E questo è molto bello, perché spesso e volentieri anche noi ci accorgiamo e riconosciamo di come riusciamo ad accordare voci diverse, modalità diverse, che hanno la voglia di confrontarsi e di affrontare gli stessi temi o gli stessi nuclei tematici. Perché poi in realtà, ecco, è vero che le strade da cui prendiamo l'avvio, le strade di ingresso alle tematiche possono essere diverse. Io domenica parlavo del rapporto con gli adolescenti, si parlava negli stessi giorni anche di ansia, si parlava di gestione di conflitti, si parlava di autostima, eccetera eccetera. Però alla fin fine, seppure le strade sono diverse, le strade di ingresso sono diverse, tutte le strade tra virgolette portano a Roma, scusate questa banalità, ma nel senso che tutte le strade convergono nella comprensione che alcuni temi sono fondamentali, ed è su quelli che si va sempre a riflettere. Una delle tematiche con le quali io mi scontro e mi incontro sempre nel momento in cui vado a parlare con le persone è la possibilità che noi ci diamo di avere un incontro diretto, un confronto diretto con la nostra realtà interiore. Leggevo l'altro giorno un aforisma che mi piaceva particolarmente, che diceva che i fatti, gli avvenimenti, le situazioni avvengono sempre due volte: una volta nell'esteriore, una volta fuori di noi e una volta dentro di noi. In queste occasioni avviene sempre una magia, la magia dell'incontro di persone che in quel momento lì, molto presenti a se stesse, creano un ambiente nel quale è molto piacevole stare, diventa qualcosa in cui la condivisione crea delle sintonie, si creano dei rapporti tra le persone, si creano delle sintonie appunto, si creano delle piccole alchimie, ecco la parola che stavo cercando, che non fanno altro che rendere l'ambiente, che rendere le cose che vengono dette, che rendere i momenti di condivisione estremamente piacevoli. E per me lo è stato in maniera particolare proprio domenica, un paio di giorni fa, perché il tempo, le nostre 3 ore e mezza a disposizione, sono veramente volate. Sono volate anche perché le persone sono riuscite a cogliere lo spirito con il quale io cercavo di comunicare loro le cose che avevo da dire. Si parlava appunto di adolescenza, si parlava di come trattare di questa i ragazzi che sono in questa età così difficile, così particolare, così a sé stante. E quello che è stato interessante è stato vedere come persone che hanno
provenienze assolutamente diverse e anche background quindi assolutamente diversi, hanno colto, sono riusciti a cogliere lo spirito da cui io partivo. E forse una delle cose più importanti che è stata detta, sulle quali poi alla fin fine c'è stato un accordo generalizzato da parte di tutto il gruppo, è stato che una delle cose più importanti nel momento in cui noi abbiamo a che fare con i nostri adolescenti non è tanto che cosa facciamo, ma come lo facciamo. Fare una cosa in un modo la rende completamente diversa dal fare una cosa, la stessa cosa in un altro modo. Ed avere consapevolezza della modalità che noi stiamo adoperando in quel momento lì per trattare quella determinata tematica, per parlare di quella determinata cosa o per ottenere quel determinato scopo, beh, fa veramente la differenza. E fa veramente la differenza anche e soprattutto nei confronti degli adolescenti, perché loro hanno un'antenna infallibile nei confronti della parte più sommersa della nostra comunicazione, che è quella famosa parte non verbale, eccetera, eccetera, che riguarda lo stato emotivo, quello che possiamo chiamare in termine tecnico lo stato di coscienza attraverso il quale noi parliamo. Spesso e volentieri è sufficiente che noi ci rendiamo conto che abbiamo una determinata emozione oppure possiamo comunicare qualcosa con una determinata emozione per fare dei piccoli o grandi miracoli, per cambiare la situazione. Perché spesso e volentieri mi trovo a confrontarmi con delle persone che mi dicono: ma io questa cosa gliel'ho detta, questa cosa noi gliele diciamo sempre, queste cose che lei ci dice, noi non è che non gliele diciamo, anzi, ma lui non le capisce. Bene, la maggior parte delle occasioni in cui questo accade ha in questo la motivazione, ha la motivazione nel fatto che noi lo stiamo esprimendo con una modalità che non può essere accolta dall'altra persona, perché dietro si coglie lo stato emotivo da cui si sta partendo, no? E se per esempio una persona vuole dare un consiglio a qualcuno, dare un aiuto, cercare di spronare qualcuno attraverso una modalità che è estremamente richiestiva, altamente aggressiva, che nasconde l'ansia, nasconde la paura da parte di noi genitori rispetto alla tematica che stiamo trattando, beh, ecco, possiamo essere assolutamente tranquilli che ciò che viene colto dall'altra parte è l'ansia, è la paura, è l'aggressività, ma non certo il messaggio. Questo è fondamentale, questo è veramente fondamentale. E mi piace riportare una piccola condivisione che ha fatto una persona che era lì nel gruppo, una mamma che parlava del suo ragazzo adolescente, che diceva che alle volte, siccome ultimamente tocca a lei il compito di svegliarlo, e ovviamente come ben sapete svegliare un adolescente è sempre una cosa estremamente rischiosa, allora lei ha provato ogni tanto ad adottare questa tattica, cioè a sedersi sul letto vicino al ragazzo ancora addormentato ed accarezzargli la schiena con un piccolo buffetto. Chiaramente non esageriamo con la fisicità con gli adolescenti, perché sappiamo bene che è un terreno estremamente minato, no? E si accorgeva del fatto che nel momento in cui lei faceva questo piccolo semplice gesto, però spinta, o meglio accompagnata dalla paura che ci fosse una reazione negativa dall'altra parte, cioè che questo gesto, che questa piccola carezza non fosse accolta in maniera positiva, beh, ecco che il leone si svegliava dal suo sonno ringhiando, dicendo: lasciami stare ancora 5 minuti, non voglio svegliarmi, eccetera eccetera. Mentre quelle volte in cui la sua mano era accompagnata, quindi questo gesto della sua mano era accompagnato dalla consapevolezza, semplicemente della voglia di fare una carezza al proprio figlio, quindi di ricordare che quella persona, quel leone ringhiante che c'è sotto le coperte è sempre il suo piccolo figliuolo, e che quindi, come dire, questa carezza era accompagnata da questa consapevolezza, dall'amore, dall'affetto nei confronti di questa persona, ecco che il ragazzo si svegliava in maniera diversa, augurando il buongiorno, e chiaramente non con buon umore, questo insomma sarebbe chiedere le stelle, però sicuramente almeno non ringhiando. E questo ci fa capire una cosa veramente molto importante, è un esempio lampante di come la modalità con la quale noi facciamo le cose, che ci spinge, che nascondiamo dietro i nostri gesti e le nostre parole, sia spesso e volentieri, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, la cosa più importante che noi facciamo nell'atto di
di comunicare. Quando noi comunichiamo, soprattutto quando comunichiamo con gli adolescenti, non possiamo permetterci di tenere nascosta questa parte di noi, non possiamo permetterci di non essere consapevoli di quale sia la spinta, appunto, la modalità, o meglio, appunto, per usare un termine tecnico, lo stato di coscienza che sta accompagnando, che sta facendo da contesto a ciò che noi stiamo facendo. E questo è molto importante perché purtroppo noi della mia generazione, ma anche delle generazioni precedenti, viviamo un gap piuttosto grosso nei confronti degli adolescenti, perché noi non siamo stati assolutamente abituati a diventare consapevoli delle nostre emozioni. Ciò che è importante è la sostanza, me lo diceva proprio una persona lì al workshop domenica durante l'Evolution Training. Io sono sempre stato convinto che la cosa importante fosse comunicare la sostanza. Non importa che cosa stai dicendo, non importa il modo in cui lo stai dicendo, l'importante è che la sostanza sia colta, no? Cioè, alla fin fine io questo ti sto dicendo, cosa c'entra se te lo sto dicendo in maniera arrabbiata o in maniera tranquilla? Io ti sto dicendo questo ed è importante che tu colga quello che ti sto dicendo, la sostanza delle cose. In realtà la sostanza delle cose è sempre attorniata, diciamo, da una busta, un involucro. E ovviamente, come capita a noi, quando ci arriva a casa quella maledetta busta verde all'interno della quale ci sono delle sanzioni amministrative, ecco che solo il vedere quella busta verde lì ci fa venire il panico, no? Per dire che spesso e volentieri non occorre nemmeno andare alla sostanza delle cose, perché la sostanza delle cose viene anticipata, viene accompagnata, viene custodita da un involucro, e questo involucro è lo stato emotivo attraverso il quale noi vogliamo comunicare ciò che dobbiamo comunicare. Dobbiamo diventare consapevoli di questo, perché è uno strumento che abbiamo ed è uno strumento potentissimo. Nel momento in cui lo padroneggiamo, diveniamo veramente, come dire, più abili nella comunicazione. Nella comunicazione, certo, con i nostri ragazzi, ma anche con la comunicazione in generale, con le persone, perché riuscire a rendersi conto di che cosa sto dicendo e di come lo sto dicendo, e che quindi posso facilitare l'altra persona a comprendere quello che sto dicendo, perché riesco a modulare le mie modalità, riesco a cambiarle, riesco a fare in modo che non siano sempre standard, ma a situazioni diverse, a persone diverse, cambino a seconda, appunto, delle diverse situazioni. Beh, ecco, questo significa veramente darci la possibilità di diventare più abili, più capaci, più efficaci nella nostra comunicazione. E questo veramente può fare la differenza, secondo me. Può fare la differenza, appunto, in tutte le relazioni interpersonali, in particolare nei confronti di quelle persone che hanno una spiccata attenzione nei confronti di questi aspetti, che sono coloro che, essendo un po' meno scafati, essendo un po' meno, chiusi all'interno di mura, di barriere, di armature, come siamo noi adulti, appunto, sto parlando dei ragazzi, fanno di questo il loro baluardo, perché, come spesso ripetuto su The Key, la mia esperienza di insegnante è stata che bastava veramente che io mettessi solamente un piede dentro la classe perché la classe capisse perfettamente come stavo in quel momento lì.
E un'altra cosa, un altro aspetto che è stato importante mettere sul piatto domenica e che è stato colto e accolto in maniera veramente eccellente dal gruppo con cui stavo lavorando, a cui faccio veramente i complimenti. Voi sapete chi siete, io non faccio i nomi, ma sapete chi siete se siete all'ascolto. Faccio veramente i complimenti perché raramente mi è capitato di passare 3 ore in maniera così fluida, in maniera così veloce, in maniera così piacevole, in maniera così divertente e produttiva come domenica scorsa. Io ho guardato l'orologio solamente 2 volte quel giorno. Una volta l'ho guardato e mancavano 10 minuti alla pausa, e una volta l'ho guardato e mancavano 10 minuti alla fine dell'orario, insomma, del tempo a noi dedicato. Quindi questo significa veramente che si è lavorato in un'atmosfera assolutamente di grande condivisione, di grande produttività, di grande interesse, di grande partecipazione. Un'altra delle cose, stavo dicendo, che sono state importanti, sono state accolte in maniera molto molto positiva dalle persone che erano lì, era il fatto che non è assolutamente sufficiente capire le cose. Capire le cose non cambia niente. Perché non cambia niente? Perché il meccanismo attraverso cui la nostra mente capisce una cosa è questo: arriva un evento nuovo, arriva anche un oggetto semplicemente nuovo, e la nostra mente lo capisce nel momento in cui riesce a catalogarlo all'interno delle cose che conosce già. Riesce quindi a posizionarlo in un luogo che sia equidistante dalle esperienze che ha già avuto, ma che si relazioni anche con le esperienze che ha già avuto. Quindi in realtà comprendere, o meglio capire, non cambia niente, perché in realtà capire mette solo in movimento le conoscenze che noi abbiamo già e non fa alcuna differenza. È per questo che spesso e volentieri noi ci scontriamo con quell'esperienza attraverso la quale noi diciamo o sentiamo delle cose che riusciamo a capire, ma poi effettivamente all'atto pratico questa cosa, che è il capire, non cambia niente. Cioè la prossima volta che io incontro una stessa esperienza non riesco a cambiarla, non riesco a cambiare magari il mio atteggiamento nemmeno. Perché? Perché l'ho solo capita. La cosa importante, e è stata una delle cose che abbiamo cercato di fare, che ho cercato di, come dire, di comunicare, di passare durante quella giornata dell'Evolution Training, è stato il fatto che ci vuole anche una pratica. Ci vuole una pratica attraverso cui noi mettiamo in pratica le cose che abbiamo capito, e lo facciamo attraverso un po' di lavoro, un po' di sforzo, un po' di fatica. Quella fatica che significa che appunto stiamo smuovendo qualcosa, stiamo mettendo in movimento dei neuroni dentro di noi, stiamo cercando un posto nuovo per un contenuto nuovo, stiamo facendo spazio, stiamo costruendo una nuova base, stiamo costruendo un nuovo terreno su cui poi si vanno a installare le cose nuove che stiamo apprendendo. Per cui è necessario anche sempre un po' di lavoro. E un po' di lavoro, quando si parla di lavoro interiore, che cosa significa? Significa esercitarsi a fare determinate cose, ricordarsi di esercitarsi a fare determinate cose, perché questo spesso ci sfugge, no? E invece è importante quasi quotidianamente, anzi direi quotidianamente senza il quasi, rimanere attenti, vigili, prestare attenzione in maniera molto concentrata rispetto a quelli che sono gli elementi che noi vogliamo cambiare. Ed ecco perché, per esempio, nella giornata di domenica, appunto, proponevo alcune modalità da mettere in atto quotidianamente nel momento in cui siamo di fronte agli adolescenti, per aiutare noi stessi a cambiare il nostro punto di vista. Perché ognuno di noi ha un carattere, e questo carattere è qualcosa che si è stabilito nel corso del tempo, si è, come dire, fossilizzato in un certo senso, meglio dire cristallizzato, ed è molto difficile da cambiare. Di sicuro non cambia semplicemente perché capiamo qualcosa. Ci vuole uno sforzo da parte nostra per modificare l'andamento di queste abitudini, no? E questo lavoro è anche sempre quello, appunto, di ricordarci di determinate cose, di ricordarci di prestare attenzione a determinate cose, come potrebbe essere ricordarci e fare molta attenzione e molta esperienza di quelle che sono le modalità attraverso cui noi esprimiamo le cose che esprimiamo. Questo alle volte costa fatica, perché a nessuno piace mettersi in discussione, a nessuno piace riconoscere, tra virgolette, i propri errori, no? Sapete che su The Key non utilizzo tanto questa parola, ma per farci capire, a nessuno piace essere, come dire, colto in fallo. Ma noi abbiamo la necessità di renderci conto di quando la nostra modalità, per esempio, di dire le cose è
inefficace rispetto a quello che vogliamo comunicare, l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Ed ecco che quindi quando ci rendiamo conto di questo, abbiamo la possibilità di riconoscere che in quel momento lì abbiamo toppato, tra virgolette, cioè non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare, e quindi darci la possibilità con la pratica, con la fatica, perché alle volte è veramente difficile, con la pratica e con la fatica provare a trovare delle modalità nuove, trovare dei modi che possono essere assolutamente, anzi che devono, che meglio che siano assolutamente personali per poter esprimere le cose, no? E allora lì entra in campo anche la nostra creatività che è uno degli elementi fondamentali del nostro cambiamento, perché cambiamo nel momento in cui noi da noi stessi creiamo delle modalità diverse per fare le cose. Non cambiamo perché adottiamo i modelli di qualcun altro, non cambiamo perché semplicemente imitiamo qualcun altro. Sì, può essere molto molto utile, anzi molto spesso lo è, avere degli esempi, avere delle immagini di fronte, avere qualcuno che ti faccia vedere in determinate situazioni come lui si comporta e come questo possa avere un'efficacia al lato pratico, ma è molto 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 più importante che questi cambiamenti derivino da noi, dalla nostra creatività, dal nostro modo, dallo scoprire che abbiamo la possibilità di trovare dei modi nuovi per fare le stesse cose. Quindi attivare la nostra creatività. E anche questo è qualcosa che richiede pratica, no? Che richiede allenamento, e questo è frutto, appunto, o meglio, questo è parte del lavoro che c'è da fare un sacco di lavoro, ragazzi. Mettiamocela via, questa è una delle cose di cui mi sono accorto in maniera lampante in questi ultimi tempi. C'è da fare molto lavoro, ma nella consapevolezza, nella comprensione del fatto che questo lavoro dà sempre risultati nel momento in cui noi adottiamo come disciplina, in un certo senso, tirando fuori questo termine molto nobile, la disciplina del lavoro su di noi stessi, e quotidianamente ci ricordiamo di determinate cose, prestiamo attenzione a determinate cose, ci sforziamo per utilizzare la nostra creatività per cambiare le cose. Beh, ecco, questo tipo di lavoro non ha mai deluso nessuno, dà sempre frutto, e su questo possiamo essere veramente tranquilli. It's only teenage wasteland. Questo brano, come voi ormai siete abituati a sapere, è il brano che conclude la puntata di The Key, che è stata semplicemente un piccolo stop per celebrare un momento molto importante per me e per il Centro Studio Evolution, come l'Evolution Training 2016. La settimana prossima non ci saremo, perché settimana prossima il primo di novembre, martedì prossimo il primo di novembre, per cui non andiamo in onda, perché facciamo un po' di festa anche noi di The Key, ci prendiamo una pausa, però torneremo martedì 8 novembre con una puntata che riguarda il riconoscere il proprio valore, e su quello ci soffermeremo un po', perché è una questione estremamente importante, veramente estremamente importante per me, per il lavoro che faccio e per la possibilità di portare benessere e trasformazioni positive alle persone con cui lavoro. La settimana prossima, so che qualcuno di voi si lamenta, la settimana prossima torneremo anche con un po' di musica, magari un po' più rock, anche se non potete non dirmi che era rock, come minimo nell'intento, nello spirito, ma casomai vedremo di ricreare quelle atmosfere un po' più consone a The Key, quindi far suonare un po' di rock, di quello un po' più pesante anche nelle sonorità, non solo nello spirito. Nel frattempo io vi saluto, questo è stato The Key, io sono Francesco, alla prossima.